Buongiorno a tutti amici, come state? Spero tutto bene. Come già vi avevo anticipato nel mio precedente video di cosa mangio in un giorno, ecco la ricetta del polpettone ripieno con le uova sode, cremoso, umido e sfizioso, un bellissimo piatto sostanzioso, reso ancora più completo dall'abbinamento di patate e pisellini primavera. Non so voi, ma io l'ho sempre adorato il polpettone realizzato in questo modo. Prepararlo è super semplice. Iniziamo a bollire 4 uova. Nel frattempo che completeranno la cottura, ci occuperemo del resto. E per cui in una ciotola amalgamiamo la carne macinata mista, con 2 uova, 3 bei pizzichi di sale, 2 manciate di parmigiano, una manciata di pan grattato. Mescoliamo bene prima con il mestolo di legno e poi successivamente con la mano. Ora sbucciamo le 4 uova sode e le mettiamo poi da una parte. Sopra un foglio di carta da forno cosparso con un po' di pan grattato, stendiamo la carne così con la punta delle dita fino a formare un rettangolo. Creiamo l'impronta dove poi andranno posizionate le 4 uova sode e le adagiamo sopra, al centro, come vi sto mostrando. Sempre al centro poi aggiungiamo delle fettine di provola e ripetiamo questo passaggio per 2 volte in modo tale che sia più filante e poi aggiungiamo delle fettine di prosciutto cotto. Poi ovviamente la farcitura è opzionale, nel senso che se non vi dovesse piacere la provola potreste utilizzare il galbanino, se non vi dovesse piacere il prosciutto cotto potreste utilizzare un altro tipo di salume, ad esempio mortadella oppure salame, bresaola, quello che più vi piace, oppure ecco ometterlo del tutto e utilizzare magari gli spinaci. Questo ecco dipende sempre dai vostri gusti. Arrotoliamo aiutandoci con la carta da forno dal lato più lungo, vedete? Proprio così come vi sto mostrando in video, e versiamo poi un altro po' di pan grattato sulla carta da forno facendo rotolare ancora il nostro polpettone, in modo tale, poi ecco da trovarci la superficie bella impanata. Trasferiamo il polpettone all'interno della leccarda del forno, versiamo qualche filino d'olio sopra e inforniamo a 200 gradi per 40-45 minuti circa, dipende dal vostro tipo di forno. Nel mio caso, ecco, nel mio forno a gas, ha cotto in 45 minuti esatti. Trascorso questo tempo, appunto, verifichiamo la cottura tagliando le estremità e guardate, si vede già quanto è morbido e umido, è prontissimo. Dal cuore bello cremoso e filante. Io vi straconsiglio di provarlo. Dovete provarlo anche così, con questo contorno, ecco, perché è davvero fenomenale. Si sposa tutto benissimo. In poco tempo avrete un piatto unico, super gustoso, che vi soddisferà alla grande. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se lo proverete, ovviamente attendo le vostre foto, ma non solo di questa ricetta, anche delle altre. Lo sapete che mi fa sempre, sempre, sempre un immenso piacere riceverle. Ah, guardate questo momento. Pausa ad effetto. Non è catartico. Io ho proprio un amore sconfinato per tutto ciò che è formaggio e che fila. Qui di seguito, appunto, vi ho lasciato la lista degli ingredienti e successivamente, a fine video, nelle schermate finali, come sempre, troverete altri 4 video che spero vi possano interessare. Vi ricordo che giù nell'info box troverete anche tutti i miei contatti, se in tal caso mi voleste seguire anche su Instagram o sulla pagina Facebook o su Telegram. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!